Conformista. Salve, grazie di esserci. Le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Canta Daniele Silvestri in una bella canzone, che è una di quelle canzoni che fanno innamorare oppure che consolidano un amore. Non saranno così tante, cioè 4.850 le cose che hanno in comune, ma insomma un po' di meno, un bel po' di meno, però le cose che hanno in comune i quattro candidati sindaci di Manfredonia sono ugualmente tante. Tanto da poter dire con una qualche forzatura che si è in presenza di una sorta di equivalenza dell'offerta politica. Ora, almeno quattro elementi ci sono. Capirete perché insistiamo sulla convergenza dell'offerta politica di Domenico La Marca, candidato del centrosinistra, Ugo Galli, candidato del centrodestra, cioè di Forza Italia, Vincenzo Di Staso, espressione del civismo di Gianni Rotice, e infine Tasso, candidato di 5 Stelle e di un'aggregazione che a lui si ispira. Quattro candidati che più o meno si muovono alla stessa maniera. Primo denominatore comune. Il paradigma della buona volontà. Ciascuno dei quattro candidati sindaci dice: scusate, non è che ho grandi idee, chissà quali visioni di Manfredonia o chissà quale elaborazione programmatica, non si fanno neanche più i programmi perché più o meno non dicono nulla, però ci metterò tutta la mia buona volontà. Mi rimboccherò le maniche e proverò a far ripartire Manfredonia. Ciascuno dice questo. È il paradigma della buona volontà. È la melassa buonista che di fatto sopperisce al deficit di elaborazione programmatica di ciascuna delle coalizioni. Ora, accade a Manfredonia, come è accaduto naturalmente a Foggia. E quindi anche i quattro candidati sindaci del Golfo, come dire, appaiono una sorta di marziani, è come se ne venissero da Marte, è come se gli ultimi 25-30 anni non li avessero vissuti nella loro città. Un po' come la nostra sindaca Episcopo, che ogni volta che le si fa una domanda su questo o quel profilo di responsabilità, magari appunto legato a stagioni politiche passate, gli dice: ma io non c'ero. La sventurata risponde sempre così: io non c'ero. E pensa appunto di uscirsene alla grande, mentre non sa che il punto è che è proprio lì che lei non c'era, che lì per 25 anni non c'era. E lei era il ceto medio riflessivo, l'opinione pubblica che doveva essere quella un po' più colta, partecipa, invece ogni volta dice: io non c'ero, è venuta da Marte. E il rischio vero è che ciascuno dei quattro candidati di Manfredonia alla fine possa dire così: ma io non c'ero. Secondo elemento che abbiamo in comune, che hanno in comune, l'unico capro espiatorio, e cioè quelle fetentissime burocrazie che danno le carte anche alla politica. Ciascuno dei quattro candidati alla carica di primo cittadino dice: io non mi fido della tecnostruttura. Ora, è vero, la forza inerziale delle nostre tecnostrutture è nota, resistono a tutte le intemperie, ai cambi di stagione della politica, hanno resistito anche all'offensiva dello Stato che qui ha, come dire, imposto, ha, come dire, sì, insomma, riportato una legislazione, quella antimafia, quella su cui diamo battaglia da non so quanto tempo, che sostanzialmente doveva servire a bonificare anche le tecnostrutture, e invece non fa assolutamente nulla di tutto questo. L'ha capito anche De Caro, presidente Aggi. E quindi è chiaro che, come dire, c'è una
C'è un potere inerziale molto forte, però è anche vero che le tecnostrutture si prendono tutto lo spazio possibile perché la politica semplicemente non ha nulla da dire. Non indica la direzione di marcia, non ha una visione, non esercita alcuna funzione né di indirizzo né di controllo, e quindi il tecnocrate di turno decide di fare come ritiene. Perfetto. Terzo elemento, la legalità. E fin qui tutto bene, naturalmente, tutti sono per la legalità, la trasparenza, eccetera, eccetera. Però intendiamoci, la legalità ha una sola declinazione possibile, che è questa. Arriva la telefonata del prefetto e ciascuno dei candidati sindaci, che magari diventeranno sindaci, correrà da Manfredonia a Foggia in un tempo record stimabile in 20-22 minuti più o meno. Ok? Perché quando chiama il prefetto, tutti naturalmente corrono. Il prefetto è il dominus, come dire, vero, è l'arbitro della democrazia di una comunità, oltre che a essere padrone naturalmente del destino di chi fa impresa, proprio per il potere assoluto, potere di vita o di morte che un prefetto ha sulla democrazia di una comunità e abbiamo detto anche sul destino dell'impresa. E quindi è evidente che ciascuno dei quattro candidati sindaci di Manfredonia ha capito che il convitato di pietra è lo Stato, o meglio, un'articolazione periferica dello Stato, quale la prefettura, è là, è inutile a dire. Retorica, antimafia sociale, tutte queste cose, va bene, quindi tutti più o meno saranno allineati e coperti, diciamo, al mainstream, e ci siamo. Quarto elemento, quarta cosa che hanno in comune i candidati sindaci di Manfredonia, è che ciascuno rispetta l'altro. Ciascuno, come dire, non ci pensa neanche un po' a trovare un elemento di critica o nel programma, diciamo, nella proposta politica della. Ma proprio non ci pensano né ora né mai. Anche le cose che in altre città accadono, pensiamo a San Severo, in parte anche a Trinitapoli, insomma, cioè che magari uno va a spulciare le liste e dice, oh, ma questo è un po' impresentabile, questo è un po', cioè un po', ma magari c'è un parente di nono grado che. Insomma, queste cose qua che ormai determinano, diciamo così, le nostre campagne elettorali, a Manfredonia, zero assoluto, tutto in silenzio. E ciascun candidato ignora naturalmente l'altro. Bene. Chi avvantaggia tutto questo? È evidente che sono due i candidati che provano a trovare vantaggio da una situazione di melassa di questo tipo. Perciò le due espressioni delle coalizioni che vanno per la maggiore, quella di centrosinistra con candidato La Marca, quella di centrodestra con candidato Galli. Gli altri due, obiettivamente, come dire, ancora non sono pervenuti e ci chiediamo anche perché. Ma noi siamo inguaribilmente ottimisti e allora pensiamo appunto che alcune domande vadano fatte ai quattro candidati sindaci. Tre domande per capire un po' come la pensano, per capire se ci sono sofferti margini di autonomia nella loro vicenda. La prima, secca, a tutti e quattro i candidati sindaci, naturalmente. Ha fatto bene Rotice, ex sindaco, ad ingaggiare un duello rusticano con la famiglia Romito, quella diciamo buona, sull'affare ristorante. Guarda che Luna, lo rifarebbero i quattro candidati sindaci. E se no, perché? Seconda domanda, semplice semplice. Angelo Riccardi, gennaio 2020. Teatro Dalla, intervista pubblica. E dice una cosa molto forte, dice che gli ultimi 5-6 lustri di politica a Manfredonia, di, come dire, fenomenologia del potere a Manfredonia, sono stati di fatto ipotecati da che cosa? Da un unico business, quello dei tributi. Che ne pensano i quattro candidati sindaci? Soprattutto La Marca, visto che dietro la sua candidatura si sono ricomposte tutte le anime del vecchio PD, le quattro anime del vecchio PD. Terza domanda, facile facile per ciascuno, naturalmente, dei
tendenti alla poltrona di primo cittadino. Allora, era normale e fisiologico che un dirigente, un alto papavero della tecnostruttura fosse così al contempo dirigente politico di primo piano, come accaduto per lunghi anni a Manfredonia? Cosa ne pensano i Magnifici 4? Ok, magari qualche risposta ci potrebbe essere, però ripeto, noi siamo inguaribilmente ottimisti e quindi che pensiamo va bene anche questa lenta ripresa della democrazia a Manfredonia, va bene anche così. Sappiamo tutti, i primi, credo esserne consapevoli, siano i diretti interessati, cioè sappiamo che la marca, quando ci sarà un grosso business, quando verranno portatori di interessi, non andranno da lui, il primo a saperlo è lo stesso la marca, ma andranno da chi ha ispirato la sua candidatura, cioè Campo, Porto, Zingarelli, Principe, Riccardi, Tatorre, eccetera. Andranno naturalmente da loro. Poi a lui arriverà qualcosa e... Ok, funzionerà così. Come gli stessi portatori di interesse, qualora dovesse diventare primo cittadino Galli, andranno da lui e dirà, e lui Galli dirà la cosa che dice praticamente ovunque, ma io sono il figlio dell'ex procuratore e sappiate che anche oggi in procura ho collegamenti importanti. Ok? Quindi immaginate, questo dovrebbe essere più o meno il clima. Degli altri due non sappiamo, però saremmo curiosi anche di capire come la pensano in tal senso. Però quindi rimaniamo inguaribilmente ottimisti, però pensiamo anche che è vero tutto questo, però la domanda finale è una sola. Ma le nostre città, le nostre comunità si possono consentire di aspettare che la Marca, i Galli, l'Episcopo abbiano un'idea di quali siano i problemi di Manfredonia o di Foggia? Possiamo perdere tutto questo tempo in attesa che loro si facciano un'idea, una rappresentazione un po' più vicina e aderente alle cose? Le nostre comunità, ecco, questo è l'unico motivo, credeteci, appunto, di preoccupazione. Le nostre comunità, voi lo sapete, sono attraversate, vivono un dramma pazzesco di cui sembra appunto che interessi poco a tutti, e cioè il dramma del declino demografico. Secondo il nostro autorevole collaboratore, che è un economista, Nicola Di Bari, che è di Manfredonia, guardate che nel 2039, cioè tra 3 lustri, tra 15 anni, tutta la provincia di Foggia imboccherà la via del declino strutturale, perché matureranno, lo ripetiamo ancora una volta, le due condizioni, l'età media di 48 anni e il rapporto di 1 a 1 tra lavoratori e pensionati. 2039, nel 2070 Manfredonia avrà 26-27 mila abitanti. Possiamo consentirci di perdere tempo ancora? Possiamo consentirci di avere candidati sindaci che, finché capiscono, quanto tempo dovrà passare? E magari dopo 2 anni che iniziano a capire qualcosina, finiscono dentro dinamiche elettorali, consiliari, cioè di equilibrio, di numeri appunto nelle rispettive assemblee municipali. Insomma, possiamo consentirci tutto questo, secondo voi? E allora chi votare a Manfredonia? Vediamo cosa accadrà in queste ultime 3 settimane. Grazie, alla prossima.